Eppure, peggio ancora, quanto purtroppo assistiamo a dei tradimenti da parte di sacerdoti, e quindi se fossero sposati questo non lo farebbero e così via. Ecco, sono motivazioni che io inquadro in una superficialità interpretativa del fatto, per usare una parola un po' più filosofica, diciamo. È un'ermeneutica, quasi corrispondente a interpretazione, ma non solo. È un'ermeneutica fondata sull'esperienza. Invece il fatto che la Chiesa Cattolica difenda il celibato dei sacerdoti lo fonda su altre motivazioni, su una concezione diversa della vita, perché la vita non si esaurisce soltanto nel matrimonio, per esempio. Beh, io faccio un esempio. Se noi avessimo una visione sessualistica della vita, è chiaro, vedere qualunque persona che non va incontro al matrimonio è una normale. Ma qui abbiamo una visione, diciamo, freudiana della concezione di amore, che potrebbe anche giustificare. Ma non tutti siamo freudiani. E allora, alcuni valori che fondano l'esistenza stessa dell'uomo possono essere letti, interpretati e quindi potenziati alla luce di quelle che sono le aspettative, di quelle che sono le prospettive stesse in cui il soggetto si pone per interpretare il fenomeno. Ecco, andiamo al concreto. Se l'amore è un elemento fondamentale della vita dell'uomo, è chiaro, questo elemento, l'amore, può essere interpretato, valorizzato, proiettato in una visione della vita che può avere diverse realizzazioni. Allora, il matrimonio è uno dei modi come portare a compimento una concezione altissima dell'amore. Ma questo non toglie che lo stesso amore possa essere proiettato in una visione talmente, ugualmente grande, forte, che fa scegliere diversamente. È quasi a volere dire con le parole di San Paolo, no? Quando dice, se devi bruciare, sposati, ma se tu puoi non sposarti e guardare oltre, e allora scegli anche il tuo celibato. Cioè, sono due momenti diversi dello stesso fenomeno. Ma il celibato è sofferto o meno? Il celibato, bisogna distinguere quello che è il valore in se stesso del celibato, e sarebbe, diciamo, l'interpretazione ufficiale che ne dà la Chiesa, e il modo con cui il soggetto lo accoglie. Come Quindi l'ha accolto il soggetto Don Guglielmo Manna, il il soggetto Don celibato? Guglielmo Manna l'ha accolto con entusiasmo all'inizio. Poi ci sono dei momenti magari in cui vedi un po' le cose che ti condizionano, qualche volta un po' di tristezza, eccetera, e magari soffri di quei momenti particolari che penso nella vita sono normali. Poi ci sono delle riprese, poi ci sono degli approfondimenti a livello cognitivo, poi ci sono delle riprese a livello soprattutto volitivo. E allora è come se noi fossimo impegnati in una corsa continua. Qualche volta scivoliamo, qualche volta ci alziamo, qualche volta acceleriamo. C'è una Ecco, lotta con se stessi a volte. quindi questo significa che essendo un valore veramente grande l'amore, e quindi anche il celibato, comporta naturalmente una serie di condizionamenti, di pesi, per cui se tu sei un soggetto che hai lottato, che sei abituato alla lotta, sei abituato alla conquista, e lo superi con facilità. Se naturalmente sei un soggetto abituato a fare il piagnucolone, a lamentarti, alle gelosie, alle invidiuzze, oh, vedo questa signora, oh, com'è bella questa signora, beato quel marito, allora c'è io magari incomincio ad avere le mie malinconie. È chiaro che in quel momento tu indebolisci le tue convinzioni. Ecco, voglio dire che il celibato è un valore. E questo bisognerebbe certamente approfondirlo. È un valore
che può essere vissuto nel modo più grande e bello possibile, ma può diventare un disvalore se lo mettiamo in un vaso, purtroppo, che non è abituato a far riflettere le cose belle. Don Guglielmo, lei mi ha raccontato, ci siamo incontrati tempo fa, di un suo innamoramento in seminario, che le ha fatto capire la vocazione vera, cioè il fatto che lei rischiasse di perdere la possibilità di diventare sacerdote. Cosa è successo? Ma io lo ricordo benissimo questo particolare, e lo ricordo anche con piacere, perché veramente contribuì a farmi crescere, a farmi maturare, contribuì a darmi una capacità di diagnostica, possiamo dire quasi, diagnostica del mio essere che protendeva verso la vita sacerdotale. E frequentavo il quinto ginnasio. Quinto ginnasio, e ricordo... 15 anni. E quindi 15 anni, ecco. Durante le vacanze del quarto ginnasio, cioè il quarto ginnasio e il quinto ginnasio, ho incontrato questa ragazza che era del mio stesso paese e che viveva in collegio. Ecco, come si dice, scoppia il fulmine. Scoppia il fulmine, si accende il fuoco e io mi accorsi di essere, ma più che innamorato, di essere pazzo proprio. Perché io ricordo benissimo, avevo perduto... Com'era, la ricorda? Avevo perduto... Com'era? Bionda, lei, bruna? Lei non lo di, era bionda. Era bionda. Era bionda di carnagione molto chiara, era una bambola, diciamo così, lo dico oggi, senza una nessuna, bambolina. Senza, è una bambolina, giustamente, e si è conservata sempre tale. Dunque, è scoppiata in me questa... Si è conservata in che senso? Sempre là, cioè il ricordo? Non so dov'è? No, anche lei, perché io... Poi non l'ho vista per moltissimi anni. Poi l'ha rivista? L'ho rivista solamente qualche anno fa. Bene. Ma naturalmente ha i suoi 60 anni, anche lei adesso. Però è ugualmente una bella donna. C'è sempre il colpo di fulmine? No, scherzavo. No, una grande serenità, con molta sincerità. E ricordo di avere vissuto veramente la pienezza ridondante della emozione che ti porta... A cercare l'oggetto del tuo amore. E ricordo delle serate allora che io non facevo altro che pensare a sta ragazza, quindi avevo perduto il controllo di me stesso, io la verità, ecco. Però non ho avuto mai l'opportunità, neanche, diciamolo con molta schiettezza, neanche di darle un bacio. Ecco. Nulla, perché, tutto sì, platonico. Sì, perché fu un modo, un incontro, diciamo... Non concreto, ma veramente molto. Chissà se magari molto, la concretizzazione molto, molto di, questo, di questa storia avrebbe cambiato la storia di Don Guglielmo Manna, chissà. Certamente, lo so. Perché non avete avuto modo comunque di incontrarvi, di vedervi, di vivere questa... No, sì, difatti è vero questo qui, è vero. Poi sono tornato in seminario alla fine delle vacanze e mi ricordo tutto ansioso, preoccupato, sa, un ragazzo che ha avuto... diciamo il fuoco dell'amore che scoppia, non penso che può rimanere tranquillo, ecco. Sì. E lo dico anche con molta sincerità, perché nasconderlo, e ricordo che ci scrivevamo dei bigliettini. Sì. Scrivevamo dei bigliettini, poi dopo le dico un commento, una cosa molto sfiziosa. Dunque, scrivevamo questi bigliettini e ne aveva fatto apposta lei che stava in collegio. Se ne accorse la superiore e la trovò con questo bigliettino. Questo bigliettino in mano, naturalmente, che è stato scritto da me. Apriti cielo, è quindi. Stato scritto da me, naturalmente lo portò al rettore del seminario, il rettore mi chiamò, naturalmente, immaginiamo tutto quello che è successo, è possibile, mi mandò a casa, rifletti, eccetera. Io pensavo è finita, insomma. Invece fu proprio allora che mi accorsi che io veramente ero fatto per diventare sacerdote, perché con insistenza sono ritornato dal rettore, ho detto no, io mi voglio fare prete, io non ne voglio sapere di questa ragazza. E difatti, cose strane, io ho distanza di poco tempo, forse per questo fatto traumatico anche, ho dimenticato immediatamente questa ragazza, mi ha fatto perdere quella carica emotiva che sentivo. E il rettore,
considerati i pregressi che era un bravo ragazzo, bravo e studioso ragazzo, e che mi ha accolto di nuovo in seminario. Mi ha accolto di nuovo, ho fatto il quinto ginnasio, ho finito, e poi ho continuato, e fu poi in prima liceo proprio, che decisi mi farò prete. Ma quando ha sentito la chiamata? Ecco, questa decisione forte di essere prete con piena coscienza l'ho avvertita proprio alla fine del quinto ginnasio e agli inizi del primo liceo. Ma non in corrispondenza di questo episodio, no? No, è stata la parte susseguente all'episodio. Ah, dopo l'episodio. In effetti è stato... Sì, perché gli anni precedenti, prima, seconda, terza, media e quarto ginnasio, in effetti, si sa, in seminario la maggioranza di noi stava proprio per studiare. In effetti si studiava, non era prima il seminario, cioè, era un luogo dove andare a studiare. E le persone a cui ha comunicato questa sua decisione? Chi è stata la prima persona a cui ha detto voglio diventare sacerdote? Ecco, noi avevamo in seminario un sacerdote addetto, il direttore spirituale. Sì. E mentre prima, negli anni della media e del ginnasio, il direttore spirituale ti orientava, spiegava, guidava, ma si sa, sempre alla luce dell'attesa, sì. Quando poi ho maturato questa decisione, ho detto chiaro,